Un saluto a tutti. Chi mi conosce e chi segue i miei video sa che io introduco nella mia dieta ideale, diciamo nelle mie linee guida, se vogliamo, o nell'alimentazione che io propongo, una quota proteica maggiore rispetto alle linee guida della cosiddetta dieta mediterranea. E questo può sollevare in chi, affronta questo tipo di alimentazione dei dubbi, dei timori, dei pregiudizi che sono decisamente molto radicati nella mentalità comune, anche un po' perché medici o dietologi in passato hanno decisamente puntato molto sulla demonizzazione delle proteine. A questo punto, i dubbi maggiori riguardano soprattutto l'aumento di peso, che dovrebbe indurre invece un'introduzione di proteine maggiore nella propria dieta, e questo è un timore decisamente molto infondato. E poi altri rischi che riguardano soprattutto un affaticamento della funzionalità epatica e della funzionalità renale, oppure addirittura un maggiore rischio di andare incontro all'insorgenza di tumori, quindi un maggior rischio oncologico. Allora, vediamo, diciamo, nel dettaglio tutti questi timori, questi dubbi che riguardano le proteine, che riguardano un'introduzione di proteine ad ogni pasto, soprattutto in una quantità maggiore rispetto a quello che viene definito dalla dieta mediterranea, che diciamo sposta la maggior parte della quota dei nutrienti, soprattutto sui carboidrati, che possono arrivare addirittura in alcune diete al 60-65%. Questo è nella dieta mediterranea. Invece, le proteine, proprio nella dieta mediterranea, vengono accusate di avere diversi problemi e diverse conseguenze se ne aumentiamo troppo la quantità. Allora, le proteine non inducono sicuramente un aumento di peso, ma sicuramente non lo inducono più di carboidrati e di grassi, perché hanno dei vantaggi in realtà. Quindi le proteine, ovvero gli alimenti ad alto contenuto proteico, soprattutto gli alimenti di origine animale, sono nutrienti che inducono un senso di sazietà maggiore rispetto a carboidrati e a grassi, proprio perché vanno a generare dei segnali chimici che arrivano a livello del sistema nervoso centrale e inducono nel nostro cervello il senso di sazietà. Questo non lo fanno i carboidrati, non lo fanno i grassi, quindi è una caratteristica tipica degli alimenti su base proteica. Inoltre c'è un altro meccanismo, che è quello della termogenesi indotta dalle proteine. Il corpo, quando deve scindere, deve digerire le proteine, brucia più calorie. Quindi, se vogliamo spostare le argomentazioni esclusivamente sull'aspetto quantitativo della nutrizione, anche lì le proteine, proprio per questo processo di termogenesi indotta dalle proteine, contribuiscono a un aumento del dispendio energetico. Quindi ciò significa che nell'introdurre le proteine, proprio nel processo digestivo, nel processo metabolico, noi bruciamo più calorie rispetto ai carboidrati e anche ai grassi. Poi c'è il discorso del mantenimento della massa muscolare, quindi le proteine, essendo fondamentali per la costruzione, l'aumento e il mantenimento anche ovviamente della massa muscolare, generano una massa magra maggiore, e la massa magra maggiore serve proprio per mantenere un migliore metabolismo e per bruciare di più calorie, anche a riposo. Quindi anche qui, sull'aspetto esclusivamente quantitativo che interessa in genere a chi solleva queste obiezioni, questi dubbi sull'aumento di peso, anche su questo fronte, sicuramente le proteine aiutano a mantenere il peso e a perdere peso. Se si consumano comunque troppe calorie in generale, questo è un aspetto che è sicuramente marginale, però se si consumano più calorie in generale, ovviamente questo è indipendente dalla fonte di nutrienti, quindi se si consumano di proteine o di carboidrati o di grassi, in realtà tutte queste calorie faranno mettere più peso. Quindi il discorso è decisamente, sicuramente non è fondato per quanto riguarda l'aumento di peso. Per quanto riguarda invece l'aspetto non quantitativo, bisogna considerare che le proteine sono fondamentali per tanti processi e funzioni biologici che devono essere mantenuti per avere un buon metabolismo, una buona digestione e un buon assorbimento intestinale. Quindi voler spostare tutto sull'aspetto delle calorie è chiaramente fuorviante, ci fa vedere l'aspetto nutrizionale soltanto da un punto di vista, ed è un punto di vista estremamente riduttivo, proprio perché appunto è meccanicistico e quantitativo.
Noi dobbiamo anche considerare l'effetto degli alimenti sulla digestione, sull'intestino, sull'assorbimento. Chiaramente chi ha un processo infiammatorio in atto a livello intestinale non assorbe i nutrienti, le calorie e i macronutrienti in generale nello stesso modo di chi non ha questo problema di infiammatorio intestinale. Per cui il discorso delle calorie è veramente un discorso che lascia il tempo che trova. Però anche su questo aspetto le proteine non causano aumento di peso per le motivazioni che vi ho detto. Ma per quanto riguarda la composizione delle proteine, vediamo un attimo come sono formate e perché sono così importanti. Allora, le proteine sono delle macromolecole biologiche, sono le più grandi, decisamente sono molecole enormi da un punto di vista biochimico, che sono costituite da lunghissime catene di amminoacidi. L'amminoacido è proprio l'unità fondamentale della proteina, e queste catene poi sono a loro volta organizzate, sono in qualche modo collegate in diverse unità, quindi si uniscono anche diverse catene tra di loro, e queste proteine, anche in base alla loro forma, hanno delle funzioni particolari. Sono costituite appunto da amminoacidi e da legami particolari tra i vari amminoacidi, e gli amminoacidi a loro volta sono formati da carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto. Le proteine quindi sono formate circa da 20 amminoacidi, poi se ne uniscono altri due, a volte anche tre, un po' diversi dagli altri, ma di base sono sicuramente 20 gli amminoacidi fondamentali. E le proteine si formano praticamente per traduzione, per un processo biologico che avviene nei ribosomi della cellula, in questi organelli molto particolari, che leggono il codice genetico sotto forma di RNA messaggero e lo traducono appunto in catena di amminoacidi che vengono assemblati tra di loro per formare la cosiddetta catena polipeptidica. Questa sequenza di amminoacidi corrisponde nel codice genetico a una specifica sequenza nel DNA. Il DNA poi viene trascritto in RNA messaggero che esce dal nucleo e può arrivare a questi ribosomi. Ora, le proteine hanno molte funzioni che sono decisamente importantissime. Sono delle molecole fondamentali per il nostro organismo e per la sopravvivenza, proprio perché danno supporto strutturale alle strutture biologiche, ai tessuti biologici come le ossa, i muscoli, la pelle. Pensiamo per esempio al collagene, che è una proteina importantissima, molto complessa, che serve proprio soprattutto nella fase di crescita dell'organismo, però in realtà è fondamentale anche nei processi di invecchiamento, per fare in modo che l'invecchiamento non avvenga in maniera troppo precoce. Poi l'altra funzione è la regolazione enzimatica, anche questa è importantissima perché gli enzimi sono coinvolti nelle reazioni chimiche che avvengono nel nostro corpo e quindi capirete che sono di fondamentale importanza. Cioè, se non c'è quella quantità di enzima importante per quel processo biologico, per quella reazione chimica, la reazione chimica non avverrà in termini quantitativi quanto deve avvenire, non avverrà con la stessa velocità e non sarà altrettanto efficace. Quindi l'enzima e quindi la proteina che funge da enzima è importante in quel caso. Poi le proteine hanno una funzione ormonale importantissima, pensiamo all'insulina, ma pensiamo a tutto il sistema e a tutto l'equilibrio ormonale che deve crearsi nel corpo. Hanno una funzione di trasporto, come per esempio può averla l'emoglobina che trasporta l'ossigeno a tutte le cellule, a tutti i tessuti. E poi l'altra funzione importantissima è quella immunitaria. Le proteine servono per il sistema immunitario e servono per la produzione dei nostri anticorpi. Per cui, se non abbiamo le proteine a sufficienza, non possiamo pensare o ipotizzare che il sistema immunitario si recuperi. Il corpo degrada molto velocemente le proteine, proprio perché sono importanti in tutti questi processi biologici, e deve riciclare le proteine che noi introduciamo nell'alimentazione tramite il catabolismo proteico, cioè la riduzione delle proteine di origine alimentare, di origine nutrizionale, in composti più semplici e poi infine in amminoacidi. Questi amminoacidi poi vengono riutilizzati per sintetizzare nuove proteine o anche vengono utilizzati per produrre energia. Le fonti alimentari di proteine ovviamente sono moltissime. Possono essere di origine animale o di origine vegetale. Di origine animale abbiamo ovviamente la carne, il pesce, le uova.
ovviamente anche derivati di origine animale come possono essere i latticini, che però, come abbiamo detto diverse volte, presentano alcune problematiche. E poi abbiamo le proteine di origine vegetale da legumi, da semi oleosi e chiaramente anche da cereali. La stessa proteina, lo stesso glutine è una proteina, quindi ovviamente noi abbiamo proteine in moltissimi alimenti. Gli alimenti di origine animale però hanno la caratteristica di avere delle proteine molto più complete, quindi di qualità superiore, proprio perché contengono tutti gli amminoacidi essenziali e inoltre sono proteine altamente digeribili, molto compatibili con il nostro stomaco, con il nostro intestino e quindi decisamente da favorire rispetto alle proteine di origine vegetale, che tra l'altro contengono molti antinutrienti, contengono amido, contengono fibre. Quando noi prendiamo delle proteine dai legumi, sappiamo che i legumi non hanno solo le proteine, ma hanno dei composti antinutrienti, antinutrizionali, hanno delle fibre, hanno anche degli amidi, chiaramente. Quindi, se noi vogliamo pensare di prendere le proteine che ci servono per tutte queste funzioni solo dal mondo vegetale, sappiamo anche che dobbiamo andare incontro a diverse conseguenze, cioè l'aumento di carboidrati, di amidi, l'aumento di fibre, l'aumento di composti antinutrizionali. Per cui pensiamoci bene prima di diventare vegetariani, vegani, eccetera. Per quanto riguarda le proteine che noi introduciamo, quando noi le andiamo appunto a introdurre nel nostro apparato gastrointestinale, esse vengono digerite. Innanzitutto noi le digeriamo soprattutto all'interno dello stomaco, dove lavorano gli acidi gastrici, per esempio proprio l'acido cloridrico principalmente. Ma lavorano chiaramente anche alcuni enzimi, come per esempio la pepsina. Nello stomaco che cosa succede? Che queste proteine in gran parte vengono distrutte, vengono scisse e si creano dei composti molto più semplici che possono essere definiti peptidi, cioè piccole unità di amminoacidi collegati tra di loro. Nell'intestino tenue, poi, quando praticamente il materiale semidigerito passa dallo stomaco all'intestino perché cambia il pH, perché il pH diventa meno acido, nell'intestino tenue avvengono poi gli ultimi processi digestivi, possiamo dire, quindi un'ulteriore scomposizione in peptidi ancora più piccoli e proprio in amminoacidi veri e propri, dagli enzimi proteolitici, quindi che scindono i legami peptidici e le proteine, che sono prodotti dal pancreas. Questi enzimi sono per esempio la tripsina, la chimotripsina e la carbossipeptidasi. E poi c'è l'assorbimento, cioè praticamente dall'intestino tenue questi peptidi, piccoli peptidi o anche amminoacidi passano al sangue, al torrente circolatorio, vengono assorbiti dalle pareti dell'intestino. Ovviamente più l'intestino sta bene, è funzionale, è intatto da un punto di vista della flora batterica e della parete intestinale, tanto più le proteine riescono a passare intatte e ben utilizzate e digerite nel sangue. E poi, chiaramente, dal sangue, amminoacidi, piccoli peptidi vengono utilizzati per essere trasportati dappertutto, nelle cellule per i vari scopi di cui abbiamo parlato prima. Ora, quando noi consumiamo queste proteine, praticamente che cosa succede? Che dopo che queste proteine sono state scisse da un punto di vista proprio biologico, le varie parti dell'amminoacido hanno dei loro destini all'interno della cellula. Gli amminoacidi, infatti, possono essere riutilizzati per sintetizzare nuove proteine, quindi per il processo di sintesi proteica, e qui abbiamo proprio l'anabolismo proteico, che è il contrario del catabolismo, quindi gli amminoacidi vengono presi e vengono riimpiegati, nel processo di traduzione per fare nuove proteine. E qui, diciamo, c'è la funzione principale dell'amminoacido. Ma poi gli amminoacidi possono essere a loro volta digeriti, quindi privati dei gruppi chimici. L'amminoacido è fatto secondo una catena, praticamente, a cui sono attaccati diversi gruppi chimici. E nel momento in cui vengono eliminati, vengono staccati questi gruppi chimici dalla catena dell'amminoacido, succedono alcune cose. L'amminoacido quindi può essere anche utilizzato per produrre energia, proprio perché nel momento in cui noi utilizziamo l'amminoacido, esso può andare anche incontro al processo di produzione di glucosio, quindi alla cosiddetta gluconeogenesi. Per
Però gli aminoacidi possono anche essere ossidati per produrre energia tramite il ciclo dell'urea o il ciclo di Krebs. Per cui il catabolismo delle proteine, fino ad arrivare proprio alla conversione della proteina in glucosio, è un processo estremamente dinamico e quindi che si adatta molto alle esigenze della persona che le introduce, ma soprattutto si adatta a delle condizioni particolari come lo stress, il digiuno oppure delle patologie. Quindi, anche situazioni metaboliche particolari richiedono una quantità di energie, un'immissione di energie e di proteine all'interno della dieta maggiore. Facciamo un esempio: nel processo di accrescimento dell'organismo chiaramente c'è bisogno di più proteine, nella gravidanza c'è bisogno di più proteine, ma c'è bisogno di più proteine anche quando si è, per esempio, malati, quando si hanno delle patologie, quando si hanno delle patologie oncologiche. Soprattutto perché in quella fase è importante che vi sia un certo rinnovo dei tessuti. Quindi, nel momento in cui noi introduciamo proteine, noi sappiamo che dobbiamo andare a ricostruire dei tessuti e anche a bloccare magari un'infiammazione, a migliorare una risposta immunitaria, come proprio nel caso di un tumore, di un processo oncologico, per cui non possiamo privarci di una quantità di proteine necessarie nella nostra alimentazione. Ma anche quando facciamo attività fisica, proprio perché si deve andare a costruire il muscolo. Quindi chi fa uno sport ad alto carico allenante di forza, per esempio, dovrebbe introdurre anche più di 2 grammi per chilo di proteine ogni giorno. Quindi, quando noi facciamo delle diete ipocaloriche, sappiamo che andiamo, e delle diete, per esempio, anche ipoproteiche, sappiamo che andiamo incontro a dei problemi. Quindi, quando noi pensiamo che dobbiamo introdurre una certa quantità di proteine nell'alimentazione, pensiamo anche che ci deve essere un turnover, quindi un rinnovo proteico, proprio perché gli amminoacidi vengono perduti in questa fase di turnover, cioè vengono praticamente reimpiegati per tutte queste richieste funzionali del nostro organismo. Quindi, quando noi abbiamo per esempio una compromissione digestiva nel nostro stomaco, per cui non riusciamo a digerire bene le proteine, oppure abbiamo problemi gastrici, intestinali o pancreatici, lì dobbiamo porre rimedio a questo tipo di problema e dobbiamo aumentare la quota di proteine nella nostra alimentazione. Quindi non dobbiamo pensare che c'è un problema di digestione di proteine, quindi bisogna eliminarle. È assolutamente sbagliato, chiaramente. Inoltre, anche il fabbisogno di proteine all'interno del nostro organismo, nella nostra dieta, non è così facilmente calcolabile come si pensa. Però noi sappiamo che nel momento in cui dobbiamo andare a costruire un tessuto, a migliorare il sistema immunitario di una persona, oppure dobbiamo andare a risolvere un problema intestinale, c'è bisogno di aumentare le proteine. Proprio perché questi deficit, queste disfunzioni a livello metabolico fisiologico derivano sicuramente da un eccesso di altri nutrienti nella propria alimentazione. Che succede quando noi aumentiamo le proteine nella nostra dieta? Allora, succede se si è in buono stato di salute, chiaramente, o comunque se si ha una discreta funzionalità epatica, una discreta funzionalità intestinale, succede che c'è un lieve aumento di lavoro per il fegato e per i reni. Perché? Perché chiaramente la rimozione dei gruppi di cui vi parlavo all'interno dell'amminoacido, soprattutto del gruppo che contiene azoto, è un processo che avviene nel fegato, ovviamente. Quindi più proteine significa un leggero lavoro in più per il fegato, che però pensiamo è creato e funzionale proprio a questo tipo di compito, per cui nel momento in cui c'è un aumento di lavoro è assolutamente preparato il nostro fegato a farlo. È assolutamente preparato a andare a sopperire a questa necessità. Quindi il fegato lavora in più e si adatta. I reni poi ovviamente devono smaltire magari diciamo una quantità maggiore di chetoni che arrivano da questo metabolismo delle proteine, da questo catabolismo chiaramente, per cui anche i reni si adattano, funzionando di più, avendo un leggero lavoro in più, ma i reni sono perfettamente adatti a svolgere questo lavoro. Quindi i reni in una situazione ovviamente funzionale hanno perfettamente le capacità per adattarsi a questa introduzione. Per
per cui anche se si andasse un po' oltre le proprie necessità proteiche, non ci sarebbe alcun problema. E nel momento in cui si ha un'introduzione maggiore quindi di proteine nella propria alimentazione, c'è un aumento dell'impegno epatico e renale. Questo succede, nient'altro. Ovviamente l'unica eccezione riguarda gli amminoacidi ramificati, che sono invece ossidati direttamente a livello muscolare. Stimolando comunque la funzionalità epatica e renale, non succede assolutamente niente, perché, come vi dicevo, si adatta tutto in maniera perfetta al nuovo metabolismo e alla nuova dieta. L'eccezione che si può sollevare è in chi ha già problemi di affaticamento epatico o renale, quindi chi ha già disfunzioni epatiche renali. Però anche lì, aumentando le proteine di poco, chiaramente in quel caso bisogna bilanciare bene, lì si ha comunque un vantaggio, perché la gran parte dei problemi di disfunzioni epatiche o disfunzioni renali sono causate dall'eccessiva introduzione di carboidrati nella dieta, di amidi, a volte anche di zuccheri semplici. Per cui aumentare la quantità di proteine e evitare un'introduzione eccessiva degli altri macronutrienti migliorerà solamente la situazione. Quindi anche su questo fronte non ci sarà un aumento del problema, un aumento dell'impegno epatico e renale. L'altro timore infondato è quello che riguarda l'insorgenza dei tumori. Si è visto da tutti gli studi in realtà che i tumori sono causati soprattutto invece dai prodotti di carbonizzazione, di cottura praticamente delle carni o dei pesci, che hanno un effetto benefico, perché soprattutto vanno a esercitare sulla mucosa dell'apparato digerente, del tubo digerente, un'azione decisamente degradante. Quindi, nel momento in cui noi introduciamo soprattutto carni lavorate, quindi lì si annidano molte sostanze cancerogene, ma poi anche per esempio i nitriti che noi troviamo come conservanti negli insaccati, nei salumi, una volta che arrivano nello stomaco vanno a reagire con le ammine e formano le nitrosammine che sono cancerogene. E poi chiaramente i fritti e tutti i prodotti lavorati che hanno all'interno tantissimi grassi trans, lì abbiamo un problema di rischio oncologico chiaramente. Quindi, ricapitolando, abbiamo definito che le proteine non causano aumento di peso per la maggiore termogenesi indotta dalle proteine, per il maggiore senso di sazietà, non causano l'insorgenza di tumori, proprio perché sono altri alimenti, altri componenti, altri composti nell'alimentazione a favorire i tumori. E poi non comportano un maggiore rischio epatico e renale, proprio perché i nostri reni, il nostro fegato sono perfettamente adattati ha un maggiore lavoro. L'unica obiezione a cui non abbiamo fatto riferimento è una perdita di minerali dovuta al fatto che c'è una maggiore escrezione renale quando si introducono più proteine e automaticamente ovviamente le urine perdono dei minerali, ma ovviamente aumentando l'introito delle proteine l'intestino si risana, riesce ad assorbire meglio i nutrienti e i minerali dagli alimenti, per cui c'è compensazione. Inoltre, per quanto riguarda la maggiore escrezione renale, sicuramente c'è un minimo di adattamento per quanto riguarda il contenuto idrico che deve essere adeguato alla quantità di proteine. L'acqua deve essere comunque necessaria per riuscire a scindere le proteine e per poter aumentare appunto l'escrezione renale, l'escrezione urinaria praticamente. Però noi introduciamo acqua anche da molti alimenti, basta accompagnare il piatto proteico, il piatto di proteine animali, con la sua dose di verdure. Per cui decisamente non esiste nessun problema anche per quanto riguarda i livelli di acqua da introdurre, magari adattandoli alla quantità di proteine. In realtà l'alimentazione già è molto bilanciata e regolata, semplicemente mettendo il contorno di verdure insieme o di ortaggi, chiaramente insieme al piatto proteico. Quindi tutti questi timori sono decisamente tutti infondati. Le proteine nella nostra alimentazione, nella nostra dieta devono essere sicuramente la base, devono essere la base proprio perché servono per tutte queste funzionalità organiche, per tutti questi processi di riparazione, di rinforzamento, di recupero del sistema immunitario in moltissime situazioni, quindi sono fondamentali praticamente in ogni fase della nostra vita. Aumentare le proteine significa migliorare il proprio stato di salute, migliorare l'assorbimento intestinale,
migliorare la funzionalità epatica e funzionalità renale proprio perché andiamo a evitare un eccesso di carichi glicemici maggiori aumentando troppi carboidrati, oppure evitiamo di sbilanciarci troppo su alimenti che non ci danno la sazietà delle proteine e ci fanno anche perdere il bilancio ormonale con gli ormoni di cui parlavamo prima, come per esempio l'insulina. Per cui è fondamentale bilanciare ogni pasto con la giusta quantità di proteine, che è la base per il recupero del nostro organismo e per la corretta funzionalità dei nostri processi biologici. Spero che sia stato utile questo video. Ci vediamo al prossimo video, chiaramente alla prossima puntata, però è fondamentale capire che tutte queste linee guida che io do in questi video divulgativi sono sicuramente poi da adattare al caso particolare. Ma sono consigli che tutti possono seguire anche autonomamente, cercando di capire il proprio corpo, le proprie patologie, i propri sintomi e mantenendo soprattutto l'equilibrio nella propria alimentazione, non sbilanciandosi mai su uno dei macronutrienti perché magari si pensa che gli altri non debbano essere introdotti. In alcuni casi è così, ma nella maggior parte dei casi ci vuole semplicemente un equilibrio. A presto.